prima e post Covid non lo possiamo ancora dire. Noi dobbiamo essere molto attenti perché questi 15 giorni di parziale apertura segnerà un guado molto importante. Se abbiamo il senso civico e ci comportiamo bene, forse possiamo dire il post Covid. In questo momento no. È netta su questo punto Nadia Storti, direttore generale dell'Asur Marche. La ripresa delle cure e dei servizi extra Covid negli ospedali marchigiani dipenderà da come evolverà la curva dei contagi nei 15 giorni che seguono l'inizio della fase 2. Lunedì è stata adottata una delibera di giunta regionale con la quale sono state tracciate le linee guida per poter riprendere l'attività nelle strutture ospedaliere, così da riportare gradualmente gli ospedali a curare anche i pazienti non Covid. Al momento, infatti, l'attività è riservata solo ai pazienti urgenti e alle emergenze. Dobbiamo risanare gli locali, dobbiamo rispostare i posti letto per mettere ad una distanza tale di sicurezza come abbiamo fatto in queste strutture, dobbiamo realizzare delle aree grigie all'interno delle quali soggiornare il paziente che arriva in urgenza una volta che eseguite il tampone prima di avere la certezza che è negativo. Dov'è tutto programmato verrà fatto prima chiaramente di essere ricoverati in ospedale, quindi ci servirà un pochino, questo mese sarà il mese per rifare il piano, per recuperare gli spazi, per trasferire gli ultimi pazienti in terapia intensiva nelle strutture che rimarranno Covid e quindi speriamo che a giugno avremo già la possibilità di riaprire sia per quanto riguarda le visite specialistiche P&D che erano sospese, ma soprattutto per quanto riguarda gli interventi chirurgici programmati che sono stati sospesi in questo periodo. Questo ovviamente però diciamo vincolato a come andrà questi 15 giorni. Esattamente, dipende tutto da come valuteranno e come avverrà la curva epidemica in questi 15 giorni. Per questo mi raccomando stiamo attenti, non esageriamo anche se la voglia di fare grandi cose con queste giornate meravigliose ce l'abbiamo tutti.